In questo video parlo del lavoro precario. Il posto fisso oggi si può dire che è garantito solo nel pubblico impiego. Migliaia di candidati al concorsone per infermiere, in 3.000 per 5 posti da infermiere, maxi concorso INPS in 22.000 a Roma, in migliaia al concorso per 32 posti nelle scuole dell'infanzia. Ma il posto fisso c'era una volta anche nel settore privato. Si chiamava tempo indeterminato. Ma c'è un periodo preciso in cui il lavoro da quell'anno è diventato precario ed ha cambiato radicalmente la vita di tante persone in Italia. Quel periodo corrisponde al 1997, in cui è stato introdotto il pacchetto Treu. Poi nel 2003 è arrivata la riforma Maroni-Biagi, dopo è arrivata la riforma Fornero, per arrivare al Job Act. Dopo il 1997 il mondo del lavoro è stato liberalizzato e sono comparse le agenzie interinali, dette anche di somministrazione del lavoro. Fare lavorare le persone è dunque diventato un business. Pensate che solo nel 2016 in Italia il settore delle agenzie interinali ha generato un fatturato superiore agli 8 miliardi di euro e questo dato è in costante crescita. Sono davanti alla facoltà di economia intitolata Marco Biagi dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Ti sto facendo un po' di domande sul mondo del lavoro. Sì. Allora, il mondo del lavoro è cambiato oggi, vero? Dal sì. Mondo. Passai da un mondo in cui si lavorava a mano, in cui ora si usa molto la tecnologia, sì. Ma il posto fisso è meglio del posto precario, secondo voi? Ha i suoi pregi, però sono diversi essenzialmente. Lavoro precario o posto fisso, quale preferisci? Ah, posto fisso. Quindi meglio il posto fisso? Sì. Perché? Perché ti dà molte più sicurezze il posto fisso rispetto a un lavoro precario, non sei sicuro. Sì, però purtroppo ultimamente non è molto difficile trovarlo. È meglio il posto fisso o il lavoro precario? Posto fisso. Sicuramente. Sì. Perché? Perché ha tante garanzie e più sicurezza. Il mondo del lavoro, com'è? Il mondo del lavoro, posto fisso, posto precario, quale scegliete? Posto fisso. Ma è difficile trovare un posto fisso oggi? Abbastanza, dipende anche in che zona sei nell'Italia. Sicuramente è molto meglio essere al nord. Anche per te? Sì, anche secondo me. Oltretutto parte tutto molto dall'istruzione, un po' dall'indirizzo che prendi e un po' da quello che vuoi ottenere. Ecco, secondo voi le riforme del lavoro che ci sono state dagli anni 90? Da pacchetto Treu, riforma Maroni, riforma Poletti, sono servite a qualcosa? Cioè dire che io sono nato in quel periodo quindi so poco, però sostanzialmente più che servite hanno semplicemente cambiato le cose, secondo me, perché siamo passati da il fatto che cominciai a lavorare magari presto, però facevi quel lavoro tutta la vita, sì. Adesso che comunque non... Cioè non c'è più certezza di fare sempre la stessa cosa, ma cambierai nel corso della vita. Cosa pensi delle agenzie interinali, somministrazioni del lavoro, non so, delle varie riforme che sono state fatte? Allora, non sono molto informata, però le agenzie interinali so che danno possibilità comunque di lavorare. Secondo me è una cosa buona. Il problema è comunque riuscire a trovare... Famoso posto fisso. Sì. Cosa pensate delle agenzie interinali? Servono per trovare lavoro o forniscono solo lavoro precario? Sicuramente servono, però io non mi sono ancora interessato perché studio all'università, quindi sono secondo anno, sto aspettando. Queste riforme sono servite oppure no? Chi mi moribba? Chi mi moribba? Sì, io proprio. Ecco, siamo qui alla facoltà di economia intitolata Marco Biagi. Sì. Uno dei fondatori di una riforma, sì, Maroni. Sì, credo che si sia smobilizzato parecchio il lavoro rispetto a prima e anche questo, pregi e difetti, ma giustamente... Non si può restare sempre gli stessi, ecco. Sì, non si può restare gli stessi. Prima poi sarebbe successo. Dovessi scegliere un posto di lavoro fisso o un posto di lavoro precario? Quale sceglieresti? Ah, detto così, fisso ovviamente. Fisso. Anche tu? Sì. Posto fisso? Posto fisso. Perché? Per sicurezza? Sì, sicurezza, anche perché se alla fine non ti piace puoi comunque decidere di cambiare. Il posto precario non hai mai certezze, è meno stabile. Quindi il mondo del lavoro secondo voi come dovrebbe essere? Dare garanzie o continuare su questa strada della precarietà? Dare garanzie. Dare garanzie, assolutamente.